Queste due storie hanno raccontato lo stato dell'arte di questo paese, lo stato dell'arte di un paese che vede episodi come quello di Terni, anche se casi in cui succedano omicidi ce ne sono pochi, ma episodi come quelli di furti in appartamento ce ne sono di meno, di aggressione, di gente ubriaca, arrivano, ce ne sono numerosissimi. E il dato rilevante che non possiamo nascondere, perché se lo nascondiamo siamo solo dei falsi, è che più immigrazione è uguale a più delinquenza. Questo è il dato di fatto. Ma ce che n'è c'è. Di meno di questo delinquenza, vale, amico mio, questo ce vale, n'è di meno rispetto ce a 10 anni fa. Dove, ma quali, sui dati del Ministero dell'Interno. Ma su quale poi, dato? Poi, allora, noi abbiamo una situazione di pioltello che avete fatto voi a vedere a Milano. Sì. Ci sono tutte quelle situazioni come pioltello, ci sono in tutti i condomini dove arrivano immigrati, dove non pagano le spese condominiali e dove chi ha chiuso un mutuo di 25 anni deve spostarsi e deve farne un altro. Questa è la situazione del paese. Ma di un non, paese che non espelle coloro i quali non possono stare su qua. Su questo mi trova. E ha ragione quella famiglia, perché noi continuiamo a far finta di niente. Qua c'è gente che non può stare in Italia e va espulsa, basta con questo buonismo, basta con queste chiacchierate inutili. Sì, basta, allora, questa è la situazione del paese. Allora, Giuliano.